Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricorderete pochi giorni fa, insomma 2 settimane fa, feci un video sul ritiro del Como Women che venirono lì dove ero io in Val di Sole a fare il ritiro pre-campionato. Mi regalarono il gagliardetto e via discorrendo con gli autografi. Oggi siamo qui per parlare di un altro evento che si è disputato in Val di Sole e che mi ha visto spettatore in quanto ero lì. C'è il mondiale di mountain bike, ufficiale della UCI, la Federazione Ciclistica Internazionale, la stessa che organizza anche mondiali di ciclismo su pista e ciclismo su strada e di ciclocross, organizza anche i mondiali di mountain bike e per la prima volta li ho visti dal vivo, da spettatore, e devo essere sincero, è stato uno spettacolo strepitoso, strepitoso, soprattutto. Io mi sono fermato lì fino alla domenica, ma domenica non sono andato perché domenica sono tornato qui a Milano, ma ho visto le qualifiche del downhill ed è una cosa. Vi invito a proposito di andare a cercare Black Snake, che è il nome della pista downhill della Val di Sole di Daolasa, e andate a vedervi. Ci sono dei ragazzi che l'hanno fatta con la GoPro ed è una cosa fighissima. E questo video non è nient'altro che un ra breve racconto su quello che ho visto, che è uno spettacolo meraviglioso. Tra l'altro, posso dire di aver visto, oltre allo spettacolo, proprio spettacolo della gara, delle qualificazioni, eccetera. E vi assicuro, vedere il downhill dal vivo è un'emozione pazzesca. Posso anche dire di aver visto una comunità, quasi posso dire, una fratellanza, un'amicizia che c'era, che lega questi corridori. Fantastica tra tutte le squadre, veramente meraviglioso, un'unione di intenti favoloso. E quindi veramente ho trovato un ambiente sano, bellissimo. Praticamente mi è stato regalato anche da mio amico Luca, l'espositore dell'evento ufficiale, vedete, UCI World Mountain Bike Championship, ma il comune di Mezzana, tramite l'ufficio turistico, l'ho richiesto, me ne hanno dato un altro che avevano lì di scorta. Questo secondo me ha ancora più valore perché ci sono le firme di tantissimi corridori. Vedete, ci sono tutte le firme. Ho tampinato perché molti erano lì vicino dove dormivo io la sera, quindi io ho tampinato tutti i corridori. E niente, quindi questo video si divide in due parti. Questa che era la parte del racconto, adesso parte la carrellata con tutte le foto dell'evento che ho fatto nei 5 giorni, insomma, in cui ero lì. Ci sono delle foto sia della gara, delle foto che magari io con i corridori, ci sono un po' di foto di vario tipo, anche della pista. Spero che vi piacciono. Iscrivetevi al canale, like al video e se ricapiterà di vedere, credo che ricapiterà, che vi possa capitare, cioè di vedere, che trova di trovare insomma delle gare di mountain bike in Italia e in Val di Sole, ve lo assicuro, spesso ci sono, se non è Coppa del Mondo e Mondiale, la Val di Sole è famosissima per la mountain bike. Se vi capiterà di vedere da qualche parte che ci sono i mondiali di mountain bike, andateli a vedere, che è una figata e non smetterò mai di dirlo, andate in Val di Sole perché io e ormai ho 33 anni ed è 30 anni che vado là e ogni volta che torno è un trauma, andateci perché sono posti fantastici. Via la carrellata di foto.